Si sblocca la questione per la riduzione della Tari per il 2023 ai commercianti che hanno disagio in aree ricadenti in cantieri per nuclei familiari numerosi o con all'interno una persona con disabilità. Il Comune, sul suo sito istituzionale, ha pubblicato i moduli per chiedere la riduzione della tassa sui rifiuti urbani, una misura presente nel bilancio approvato a marzo, finalizzata a dare risposte a cittadini e operatori economici che per vari motivi sono in difficoltà. La riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro, con più di 4 componenti o che al loro interno contano un disabile minore o comunque una persona con invalidità superiore al 75% e in possesso ovviamente della certificazione. Ammonta al 50% invece la detrazione sulla tassa per i rifiuti per le utenze non domestiche riferite ad attività commerciali e negozi del centro storico che si trovano nei luoghi in cui sono presenti cantieri per opere di riqualificazione della città, purché di durata inferiore a 30 giorni e comunque per la sola durata dei cantieri nel periodo di svolgimento dei lavori. Il Consiglio Comunale aveva approvato la riduzione Tari a marzo con un documento predisposto dal sindaco Pierluigi Biondi e dal vice Raffaele Daniele dopo vari confronti con gli esercenti. I disagi maggiori oggi si contano su Piazza Duomo, il maltempo ha condizionato molto i lavori. A tal proposito, il vice sindaco ha voluto ringraziare la ditta che sta seguendo la ristrutturazione, che ha capito le esigenze dei commercianti e ha promesso di ridurre al minimo i disagi e rispettare i tempi di consegna. È un provvedimento che è stato votato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, in cui tutti quanti i consiglieri bipartisan hanno inteso portare avanti una prima misura di aiuto a tutte le attività che hanno avuto disagi per i cantieri, come quello che abbiamo alle nostre spalle. E quindi adesso abbiamo messo online il modulo che può essere scaricato, compilato e attraverso questo si otterrà una riduzione dei tributi comunali che devono essere pagati proporzionale rispetto al tempo e alla quantità di disagi che sono stati patiti per questi cantieri. È chiaro che quando si cambia il volto di una città nessuno ha la bacchetta magica, i cantieri, questi erano cantieri che dovevano essere fatti prima o poi. Non era previsto questo lavoro nel piano di ricostruzione, quindi abbiamo dovuto reperire le risorse, è stato molto faticoso reperirle e poi abbiamo pensato e l'abbiamo messo a terra. E questo qui comporta dei disagi che però poi verranno ampiamente compensati dalla bellezza e dall'attrattività di questi luoghi.